amici e amiche mie, buona giornata a tutti, benvenuti a Salute in Cucina. Oggi prepariamo dei biscotti da colazione. Come ingrediente principale avremo l'avena e poi aggiungeremo a nostro piacere sia delle gocce di cioccolato o dell'uvetta oppure delle nocciole, come più vi piace. E adesso iniziamo la preparazione e andiamo a salutare la nostra dottoressa Marika. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno zia Franca. Ciao amore, come stai? Bene, tutto bene. Sempre bella, sempre in forma. Grazie. Allora Marika, tutto a posto, tutto bene? Tutto bene. Come ti porta il caldo? Bene, io sono amante del sole e del caldo. Anch'io, insomma. Allora, signorina Marika, le piacciono questi ingredienti? Anche perché li abbiamo scelti insieme, quindi le piacciono, insomma, piacciono più a lei che a me. Devo dire la verità, è vero? Ecco. La ricetta ultimata piaceranno anche a te questi biscotti. Io metterò del mio meglio per riuscire, insomma, a dargli un po' di gusto, ok? E poi dopo vediamo il risultato insieme. Ok, allora io inizio questa bellissima ricetta e intanto tu ti accomodi. Ti lascio alla preparazione. Ok, a dopo, a dopo, grazie. Come abbiamo detto, per questa ricetta abbiamo bisogno di fiocchi di avena, e un albume d'uovo, della cannella, dell'acqua, una banana, dell'uvetta e del cioccolato, delle gocce di cioccolato. Iniziamo la preparazione con lo sminuzzare finemente l'uvetta che, come vedete, non è stata idratata. Ed ora è la volta della banana. Prendiamo la banana, la sbucciamo, una volta spezzettata con una forchetta andiamo a schiacciarla e renderla il più possibile cremosa. Consiglio di usare delle banane abbastanza mature. Questa non lo è troppo, ma comunque va bene. Ok, preparato anche l'altro ingrediente, adesso andiamo ad assemblare il tutto. In una ciotola versiamo i fiocchi d'avena e aggiungo il pizzico di cannella, la banana, l'albume prima di versarlo lo monto leggermente con la forchetta. Comincio a mescolare il tutto e aggiungo l'acqua un po' alla volta fino ad ottenere la consistenza desiderata. Una volta amalgamato il composto lo lasciamo riposare per far sì che l'avena assorba il liquido in eccesso. Sono passati 10 minuti ed ecco qui il nostro impasto si è solidificato, diciamo si è asciugato, ecco, vedete, ha assorbito tutto il liquido in eccesso. Adesso non faccio altro che dividere il composto per poter fare i biscotti in due versioni, sia col cioccolato che con l'uvetta. Quindi vado a dividere l'impasto a metà, metà e metà. Ecco. Da una parte metto l'uvetta e dall'altro metto il cioccolato.
Ed ora formiamo i biscottini. Quindi con le mani ci aiutiamo, senza, perché non succede niente se usiamo le mani. Prendiamo una porzione come questa e formiamo una specie di polpettina. Così. Eccola. La schiacciamo leggermente e la depositiamo sulla carta da forno. I biscottini sono pronti per essere infornati e nel frattempo che cuociono passo la parola alla nostra dottoressa Marica. Oggi con zia Franca abbiamo deciso di preparare dei biscotti che sono adatti alla colazione, perché no, come spuntino di mezza mattinata o uno spuntino pomeridiano. La base di questi biscotti, quindi i cereali che si trovano alla base del biscotto, è rappresentato dai fiocchi d'avena. I fiocchi d'avena sono un tipo di cereale innanzitutto molto versatile in cucina, molto adatti alla prima colazione appunto, ma sono anche molto economici, quindi per questo è sempre più diffuso l'utilizzo di questo tipo di cereale in cucina appunto. La tipologia di fiocchi d'avena che abbiamo deciso di utilizzare oggi si ottengono per essiccamento o per cottura al vapore del cereale, quindi del cereale presente così com'è in natura. È un tipo di cereale, quello dell'avena, molto ricco di proteine, di grassi e di carboidrati, molto bilanciati tra di loro e a parità di peso rispetto ad altre tipologie di cereali hanno un contenuto proteico maggiore, quindi per questo sono molto adatti ad esempio a chi fa molta palestra, quindi a chi ha un tipo di vita molto molto frenetica anche, quindi ha bisogno di una quota energetica maggiore e quindi appunto utilizzare i fiocchi d'avena al momento della prima colazione ci aiuta ad avere un senso di sazietà per un lungo tempo e aiuta anche ad avere la giusta energia per affrontare l'intera giornata. Perché i fiocchi d'avena ci aiutano ad essere sazi per un lungo tempo? Perché hanno un contenuto di fibre molto elevato. Il contenuto di fibre è importante anche perché le fibre intervengono nell'assorbimento di altre sostanze nutritive contenute all'interno dell'alimento o contenute all'interno di alimenti che andiamo a consumare e a mangiare nello stesso momento del pasto. Infatti ci sono stati diversi studi scientifici che hanno dimostrato proprio questo tipo di effetto benefico che il consumo dell'avena ha soprattutto sui livelli di colesterolo cattivo LDL, quindi un abbassamento dei livelli di colesterolo cattivo a fronte di un innalzamento dei livelli di colesterolo positivo HDL. Quindi proprio per questo appunto il cereale, l'avena, è consigliato anche per chi ha problemi di colesterolo, quindi deve tenere a bada questo tipo di molecola, di sostanza. Un altro aspetto importante legato poi all'avena è il contenuto di questo cereale di una sostanza, ovvero i beta-glucani. Senza scendere nel dettaglio della chimica o della biologia, basta sapere che i beta-glucani hanno un effetto positivo sui livelli di glicemia nel sangue, quindi aiutano a tenere a bada, a controllare i picchi glicemici, quindi i picchi di zuccheri all'interno del sangue, quindi possiamo dire che sono adatti ad una dieta ipocolesterolemizzante, ma anche ad una dieta per soggetti diabetici o per chi deve tenere sotto controllo appunto i picchi di glicemia nel sangue. Altri due ingredienti che sono alla base di questa ricetta sono la banana e l'albume d'uovo. L'albume d'uovo che rappresenta la quota proteica all'interno della nostra ricetta e serve ovviamente anche durante la preparazione, mentre la banana rappresenta la nostra quota glucidica, quindi i nostri zuccheri. Per quanto riguarda la banana, diciamo che questo tipo di frutta è un po' demonizzata, soprattutto per chi segue delle diete ipocaloriche, possiamo dire erroneamente, perché è vero che ha un livello, un contenuto di zuccheri, quindi di carboidrati, ma anche appunto di zuccheri semplici rispetto ad altre tipologie di frutta, però è anche vero che la banana ha un'elevata percentuale di acqua e un'elevata percentuale di potassio, che aiuta soprattutto alla salute del cuore, quindi la salute del sistema cardiovascolare. È molto indicata per chi pratica attività sportiva, perché appunto avendo un contenuto di zuccheri elevato dà molta energia, quindi è importante non demonizzare i carboidrati e gli zuccheri semplici, perché all'interno di un tipo di alimentazione sana e bilanciata comunque è importante rispettare anche quelli che sono i fabbisogni dell'organismo in termini di zuccheri e di carboidrati.
Altri due ingredienti utilizzati per la nostra ricetta sono l'uvetta e il cioccolato. Diciamo che uvetta e cioccolato possono essere sostituiti anche dalla frutta secca, quindi per chi volesse può tranquillamente sostituire il cioccolato con delle nocciole o, perché no, dimezzare le quantità e assemblarle, quindi avere come base l'avena e per arricchire i nostri biscotti utilizzare sia ad esempio delle nocciole con del cioccolato extra fondente. Per quanto riguarda l'uvetta, essendo questo un tipo di frutta disidratata, non contenendo acqua, cioè contenendo una percentuale di acqua nettamente inferiore rispetto al frutto fresco, possiamo dire che questo rappresenta un piccolo svantaggio per quanto riguarda tutti i valori nutrizionali presenti all'interno della frutta. Nel nostro caso però abbiamo le banane che quindi ci vanno a bilanciare questo tipo di nota negativa, anche se di nota negativa non possiamo parlarne proprio a 360 gradi, perché non avendo una percentuale di acqua elevata, l'uvetta rappresenta proprio un concentrato di sostanze nutrizionali, quindi troveremo i nostri grassi, il nostro zucchero, la nostra quota di fibre concentrata maggiormente. E siccome noi abbiamo deciso di proporre questo tipo di biscotti per la prima colazione, avendo l'uvetta che è molto energetica, sono proprio dei biscotti adatti per avere appunto una quota di energia che ci permette di affrontare l'intera giornata. Dunque, dire che la frutta essiccata, ovvero nel nostro caso l'uvetta, rappresenta un concentrato di sostanze nutritive, quindi un concentrato maggiore di fruttosio, ovvero di zuccheri semplici, è vero, però è anche vero che rappresenta un concentrato di sali minerali e di vitamine. E proprio a proposito dei sali minerali, è importante sottolineare i livelli elevati di potassio anche nell'uvetta, così come nelle banane. Ed inoltre anche l'uvetta, è stato dimostrato scientificamente che il consumo di uvetta ha un effetto positivo sui livelli di colesterolo, ovvero ha un effetto ipocolesterolizzante. Quindi è importante inserire all'interno della nostra alimentazione non solo la frutta fresca, anche se è quella maggiormente consigliata, ma anche la frutta essiccata, come nel nostro caso è possibile inserirla all'interno delle ricette. Oltre alla variante dei biscottini con la frutta essiccata, abbiamo deciso di utilizzare anche del cioccolato extra fondente. Soprattutto negli ultimi anni sono state molto elogiate le caratteristiche positive del cioccolato, proprio perché è stato dimostrato che il consumo di cioccolato extra fondente, quindi del cioccolato che ha un contenuto di cacao superiore al 75%, ha effetti positivi sulla salute del cuore, sul sistema cardiovascolare. E una nota importante del cioccolato è quello che il consumo di questo tipo di alimento mette di buon umore. Non è un'idea comune, insomma, non è un falso mito da sfatare, ma è una verità, perché il cioccolato, grazie a delle sostanze contenute al suo interno, ovvero grazie al triptofano, riesce a stimolare un tipo di molecola che è definita serotonina e che è proprio direttamente correlata al buon umore. Quindi per questo motivo, quando ci si sente un po' tristi o in alcuni periodi particolari del mese, si ricorre appunto al consumo di cioccolato, perché è vero, è stato chimicamente, scientificamente dimostrato che il cioccolato ha effetti positivi sul buon umore. Amici, i nostri biscotti sono usciti dal forno, sono pronti solo per essere gustati, li ho infornati a 170 gradi per circa 20 minuti, forno ventilato. Se avete il forno statico, aumentate di 5 gradi la temperatura. Benissimo amici, noi siamo felicissime di aver, siamo state molto molto contente di aver fatto questa quest'altra ricetta gustosissima e pericolosi dei dolci, anche se sono a dieta. Va benissimo, benissimo, una colazione perfetta. Top, perfetta. Quindi che dire, vi aspettiamo alla prossima, un like al video, iscrivetevi al canale e se vi piace commentate e condividete con i vostri amici. Un arrivederci, un grazie e un bacio a tutti da zia Franca e da Marica. Ciao a tutti! Ciao!